che cosa sto indossando? Ok, adesso si può partire. Benvenuti in questo nuovissimo video, finalmente ci siamo, anche questa volta un video dei preferiti, anche questa volta, che dico, sono tipo 3 mesi che non faccio un video dei preferiti, ma sono super contenta di essere qui oggi a registrare perché ci sono un sacco di cose preferite dei mesi passati che non vedo l'ora di mostrarvi e direi di iniziare subitissimo. Skincare che ho utilizzato tantissimo nei mesi passati e che sto utilizzando tuttora è la nuvola struccante di Neve Cosmetics. Non la sto utilizzando struccandomi completamente con questa, quindi prima mi strucco con la mia solita acqua micellare e i dischetti o con le salviette e poi vado ad utilizzare questa perché, non lo so, ho il terrore che sia troppo saponosa e mi bruci gli occhi. Però al momento, quando ho già gli occhi struccati e la pelle già struccata, quindi per andare a togliere il più usandolo proprio come detergente, vedo che non mi sta facendo irritazioni intorno agli occhi o negli occhi, quindi non so, magari prenderò coraggio in questi giorni e la proverò direttamente sugli occhi con magari chili e chili di trucco per vedere come strucca. Usata come detergente dopo essersi struccata non è affatto male, ha un profumo veramente super iper gradevole, mi piace tantissimo, accompagnata, intanto qua dietro c'è la discoteca, con la crema eterea sempre di Neve Cosmetics, che è appunto questa qui. Questa qua è al riso e all'acido fitico, per le pelli grasse e protettive, idratante. Io non ho una pelle grassa, ho una pelle secca con l'acne poca rispetto a prima, come sapete, però comunque è dovuta agli ormoni, quindi non è grassa la mia pelle. Credo sia apposta per cercare di tenere il sebo della pelle sotto controllo, però devo dire che non mi sta dando problemi, anche perché poi è tutta naturale, come la nuvola struccante, l'ho messa qui, quindi questo combo mi piace tantissimo come skincare. E questa ha un profumo straordinario e vi consiglio anche questa perché idrata tantissimo, mi piacciono entrambi. Allora, inizio con lui, top di MIX, che ho usato tantissimo nei mesi passati, nei mesi scorsi, il super famosissimo blush, che ha un colore molto molto cupo e quindi va benissimo per le chiare come me, insomma, per andare a scolpire il viso, perché no, come contouring. Sempre di NYX ho usato tantissimo e sto tuttora usando tantissimo la White Liquid Liner, che è un eyeliner bianco, sembra veramente uno sbianchetto. Lo utilizzo per andare a fare i soliti puntini che mi vedete anche nelle foto di Instagram. Perché? Perché, non lo so, sono in fissa con i puntini da una vita, ma avevo smesso di farlo e adesso mi è ritornata la fissa nell'angolo interno dell'occhio e sotto la parte più alta del sopracciglio, perché mi dà quel senso di, tipo, sembra che ho applicato degli Swarovski, mi piacciono un sacco i puntini fatti con l'eyeliner bianco. Per correggere il mio viso sto utilizzando, da quando mi sono arrivati anche qui un mesetto, questi qua di Smashbox, che si chiamano i Color Correcting Stick. Quelli che utilizzo io sono Lookless Child, che è questo qua un po' più chiaro per le occhiaie, poi questo qui che si chiama Get Less Red per le imperfezioni rosse e per le discromie, insomma, per gli arrossamenti, e poi questo qua viola Don't Be Dull per andare a vivacizzare i visi incarnati spenti, ecco, quindi lo utilizzo in queste zone. Mi piacciono tantissimo perché sono super cremosi. Gli ultimi due prodotti make-up preferiti che ho utilizzato tantissimo sono questo qui, che è l'LAX di ColourPop, che è il rossetto liquido super ultra matte che avevo preso da Michela Boschetti, la quale mando un bacione enorme. Poi, altro prodotto che sto utilizzando tuttora, ma lo utilizzo da praticamente inizio estate, perché non avevo voglia di andare, se non con questo, con altri colori, questo qui color carne, un po' più rosino, color carne, ce lo so anche adesso, si chiama 61 Matte Naked di Milani Cosmetics, che è bellissimo, matte, ma non secca le labbra, dura tantissimo ed è il mio preferito da quando l'ho preso, mi piace tantissimo sia il packaging che il prodotto in sé. Mi sono innamorata di quest'olio per capelli che si chiama TechniArt Lis Control Plus di L'Oréal Professionnel Paris, ed è un olio appunto per i capelli che riutilizzo dopo aver piastrato i capelli, non prima, perché altrimenti si diffonde. L'altro prodotto preferito per i capelli è la Platinum, la GHD Platinum, che io sono un amante di GHD, veramente una fan sfegatata di GHD, la consiglio a tutti, l'ho sempre utilizzata da quando ho iniziato a piastrarmi i capelli ed è super figa, non c'è un cavolo da dire, quindi la Platinum è top! C'è una
bevanda che ho bevuto ultimamente, che mi sta piacendo tantissimo, soprattutto per i benefici che ha, ed è questo, questa polvere di Natural Mojo. Non ho ancora pubblicato né foto niente perché aspettavo prima di testarla bene, prima di parlarvene. Come vedete è questo barattolone con dentro una polvere, sembra solo cacao, beh, questa qua è Fit Chocolate, quindi al sapore di cacao, ma ci sono tanti altri gusti, ve li elencherò. Crea una specie di palpettina, io la mischio col latte, ma potete farlo anche con l'acqua, e la bevete o come sostitutivo di un pasto, ad esempio a mezzogiorno ultimamente, come avete visto nei weekly non sto mangiando. Ma non perché, oddio, non devi mangiare, devo dimagrire, devo diventare faiga, no. Ma perché semplicemente mi passa la voglia a me col caldo di mangiare, sto proprio male, faccio fatica a digerire. E spizzico durante la giornata, perché quando ho fame mangio, cioè non mi stabilisco tipo mezzogiorno e cena, cerco di mangiare quando ho fame semplicemente. E questo forse è quello che ho cambiato ultimamente, quindi ho accelerato il metabolismo, magari mi faccio un'insalatina con qualcos'altro. Se proprio non ho fame perché ho fatto colazione tardi, mi preparo questo qui, che è appunto un body shape con all'interno cocco, tè verde, melograno, papaya, psillio e cacao. Non sostituisce una dieta, non, come si dice, non ti fa dimagrire, non è uno di quei prodotti miracolosi che ti promette di perdere 80 miliardi di chili, ma semplicemente apporta il naturale fabbisogno di quello che magari una persona tende a non mangiare quando fa attività fisica. Cosa faccio? Al suo interno di solito metto 300-250 ml di acqua o latte, dipende da cosa vi piace. Poi con questo coso che vi aiuta a shakerare meglio, vi metto 4-5 misurini, che già al suo interno c'è un misurino comodissimo. Dopo aver shakerato aggiungo poi un cucchiaino di olio, anche qui olio vegetale. Consigliano l'olio di cocco perché è super leggero e meno invasivo come sapore. Vado a shakerare ancora il prodotto e me lo bevo. Potete utilizzarlo anche come impasto nei cupcake, nei pancake, perché no? Insomma, potete farci qualsiasi cosa. Abbinata ad un'alimentazione e attività fisica, ovviamente, vi aiuterà a perdere peso più facilmente. Potete sostituirlo ad un pasto, non dovete solo mangiare questo. Come vi ho detto, io tante volte non ho molta fame, mangio un'insalata e poi mi preparo il beverone di questo. Trovate tutte le info qua sotto nell'info box. Ho aspettato a parlarvene proprio perché volevo vedere se potevo rientrare nei miei preferiti, perché effettivamente mi piaceva, e quindi niente, l'ho voluto inserire perché effettivamente mi piace, lo sto utilizzando e l'ho utilizzato. Ci sono anche i detox, ci sono un sacco di cose davvero, quindi se vi va andate a vedere anche la loro pagina Instagram, dove pubblicano foto meravigliose, adoro le foto tipo del cibo. Io non potevo non scegliere loro, che oramai non sono più bianche, ma sono le All Star bianche. Queste meravigliose scarpe, che sono lercissime, le sto toccando, mi hanno accompagnato per tutto il mese di agosto, da quando le ho prese. Era un po' che avevo la fissa delle All Star bianche, ma non sapevo se prenderle perché ho detto, mio Dio, si sporcano. Poi io le scarpe bianche le concio già dal secondo giorno, invece sono stata brava perché mi sono durate 2 settimane perfettamente bianche. Poi siamo andati a Parco Sempione a camminare per catturare Pokémon e si sono lerciate tutte, però devo dire che sono rimaste abbastanza bianche. Come fragranza invece del mese, Acquolina. Io credo si chiami Acquolina, comunque Pink Sugar. Ci mancano i profumi degli anni 90, prendete di Pink Sugar, no? Un po' tipo i bonbon Malizia. No, io lo adoro tantissimo, l'ho utilizzato tantissimo, mi piace un sacco. Qui io vorrei fare un video a parte perché ci sono un sacco di canzoni che vi potrei consigliare, almeno che mi sono piaciute. Sono entrata in fissa nel mese di agosto, Wait degli M83, Capsize The Friendship e sicuramente One Dance di Drake. Queste tre sono quelle che potrei proprio riassumere, ma anche Ride dei 21 Pilots e tutte le altre dei 21 Pilots. Insomma, sono entrata in fissa con i 21 Pilots da un botto di tempo. Come app, avete già capito, Pokémon Go. Non sono stata pagata per menzionare Pokémon Go, peccato! No vabbè, tutti quanti Pokémon Go, a me piace davvero, avrei voluto aumentare, continuare a aumentare di livello, ma mi sono praticamente bloccata, sono rimasta indietro, potevo essere già a livello 30, invece sono bloccata al 26 perché non sto camminando, non stiamo uscendo più la sera e quindi sono molto triste di questa cosa perché sono rimasta indietro e mi ha stressato perché ero tipo wow Pokémon Go e sì, è stata l'app del mese. Non sono per niente una lettrice, ma mi è stato regalato Shadowhunters da Katia e Silvio, i nostri amici, e quindi ho voluto, cioè volevo proprio leggerlo e me l'hanno regalato. È stata una sorpresa magnifica perché ho visto il mio video di compleanni, dei regali di compleanno, non dei compleanni, ma non compleanno, sa, e quindi questo è il libro che sto leggendo ultimamente da agosto, ma cioè nel senso avrei dovuto già finirlo, ma lo sto leggendo veramente capitolo per volta, è passato tipo una settimana ora che leggo un capitolo perché non so
sono una grande lettrice, ma mi piace tantissimo, forse perché comunque so anche com'è avendo visto il film, quindi ci sono delle cose già riviste, ma totalmente diverse. In effetti me l'avete consigliato e mi sta piacendo tantissimo, quindi... Ultima categoria, film, e ne ho inserito uno perché altrimenti stiamo qua fino a domani, perché sono una matta di serie TV e film. Anche qui, se volete un video solo sulle mie serie TV, fatemi sapere. Scrivetemi se avete idee di cose che volete vedere, fatemelo sapere nei commenti, così io prendo spunto e faccio un video per voi, molto volentieri. Comunque, come film è Scrivimi Ancora, hashtag scrivimi ancora. Se mi seguite nel weekly avete visto che ve ne ho parlato e mi è piaciuto tanto tanto tanto, veramente molto bello. Quindi siamo giunti al termine, non so perché continuo ad abbattere le mani tipo una deficiente. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Non so perché inizio video ero qua, adesso sto andando praticamente fuori in quadratura. Ehi, ciao! Io ti sto cadendo. Vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!